Anche Legge e Mercato, il secondo libro di Birindelli, è davvero molto molto interessante. È una raccolta di articoli e di capitoli notevoli, di cui adesso voglio spendere due parole a proposito del primo lavoro, Il ruolo della bellezza nella scienza. Di questo saggio di Birindelli non solo ho fatto una videolettura, ma l'ho anche corredata di una serie di animazioni virtuali che non sono mie, ma si trovano in internet. Si tratta di animazioni virtuali di astronomia. Essenzialmente, qual è la tesi di Birindelli condivisibilissima? È che il criterio della bellezza può rappresentare un indicatore molto attendibile per dirci se una teoria è giusta o è sbagliata. In fisica si parla di eleganza delle teorie fisiche. Le teorie fisiche eleganti sono quelle non arbitrarie, non particolari, ma che riescono invece una grande generalità e si basano su principi considerati appunto molto generali. Inoltre sono teorie con una grande coerenza interna, tutti criteri che fanno credere che siano teorie giuste. Dunque il criterio dell'eleganza nelle teorie scientifiche, nelle teorie fisiche in particolare, per Birindelli vale anche per giudicare la correttezza di una teoria sociale e di una teoria economica. Come abbiamo già detto, Birindelli ha approfondito notevolmente lo studio della rivoluzione copernicana, il passaggio dal sistema geocentrico con la Terra al centro dell'universo al sistema eliocentrico con il Sole al centro dell'universo, il passaggio che è rappresentato in questa figura. E in questo suo saggio Birindelli paragona l'attuale organizzazione della società fondata sul positivismo giuridico, sullo Stato e sulla democrazia che lui chiama totalitaria, paragona tutto questo al sistema tolemaico di alcuni secoli fa, che era un sistema intrinsecamente sbagliato, artificiale, inelegante, un sistema disfunzionale, cioè che non funzionava, e che poi è stato superato dal sistema corretto in astronomia, che è il sistema eliocentrico, che invece è basato su poche leggi generali, ha una grande coerenza interna, a differenza del modello precedente, il modello tolemaico, e permette anche di fare previsioni molto più accurate, previsioni esatte sul moto dei pianeti, per esempio, a differenza del modello tolemaico, che invece era molto più impreciso, proprio perché intrinsecamente sbagliato. Oggi, con il sistema democratico, siamo in una situazione simile. Stiamo in un sistema come era quello tolemaico, quindi un sistema inefficiente, intrinsecamente sbagliato, e che è destinato probabilmente presto o tardi, volendo anche in un lontano futuro, ad essere sostituito da un altro sistema, che è la società anarco-libertaria, che è un sistema sociale molto più coerente, molto meno arbitrario, molto efficiente. E discorsi simili valgono non solo per l'organizzazione sociale, ma anche per l'economia. Oggi infatti il sistema economico è tutt'altro che un sistema di libero mercato, a causa della presenza estremamente ingombrante dello Stato e di tutte le regolamentazioni statali, i privilegi legali concessi alle banche per contraffare il denaro. Quindi anche per quello che riguarda l'economia stiamo vivendo in un sistema tolemaico, un sistema arbitrario, incoerente, e con l'avvento della società libertaria, auspicabile in un futuro, anche il sistema economico si trasformerà in un sistema di libero mercato, un sistema coerente, non arbitrario, un sistema elegante, un sistema dove la bellezza ha un ruolo. Quindi, riassumendo, come siamo passati dal sistema tolemaico al sistema copernicano in astronomia, così passeremo probabilmente anche dal sistema democratico e dall'attuale sistema economico distorto all'anarchia libertaria con un sistema di libero mercato. Questo saggio di Birindelli è veramente molto molto bello, perché Birindelli evidenzia tutte le analogie in questi passaggi, tutte le analogie tra il sistema tolemaico e l'attuale sistema sociale ed economico,
e tutte le analogie tra il sistema copernicano e il futuro auspicabile sistema sociale anarchico con il suo libero mercato. Inoltre, grazie agli approfondimenti di astronomia e a queste applet virtuali che ho inserito, anche chi non conosce la rivoluzione copernicana vera e propria in astronomia può trovare interessante questa playlist, che si propone quindi come lavoro interdisciplinare tra la sociologia, l'economia e la fisica e l'astronomia. Una playlist che potremmo definire di cultura generale. Come tutte le altre playlist si trovano sul mio canale YouTube, Alessio Piana, insieme a moltissime altre playlist proprio specificatamente di fisica.